Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo è un video che mi avete richiestissimo e io ho deciso di fare proprio perché mi sarebbe piaciuto a me vedere un video del genere. Adesso che comunque sono incinta, mi servono dei consigli per prevenire uno degli inestetismi più brutto dopo la cellulite, che sono le smagliature. E ovviamente, come sapete, durante la gravidanza è proprio facilissimo avere le smagliature, però ci sono dei piccoli accorgimenti. Allora, mi sono molto informata su quali prodotti utilizzare, quali ingredienti devono essere contenuti nei prodotti, in che modo fare il massaggio, tutte queste cose, appunto per prevenire, almeno per comunque prevenire e combattere le smagliature, e vi voglio dare qualche consiglio, quindi non solo però per le smagliature in gravidanza, ma anche un po' in generale per tutte, perché vi posso assicurare che, vabbè, diciamo che la maggior parte delle donne magari diventeranno, avranno comunque una gravidanza. Se voi avrete avuto una buona routine sul vostro corpo, già questo per tutta la vita, già questo vi assicurerà di avere una bella pelle tonica, elastica, che quindi fa meno smagliature. Questo anche in previsione, che ne so, di una dieta, che comunque anche la dieta, anche l'allenamento, anche ci sono vari fattori, anche la smagliatura è anche una cosa che si verifica in modo naturale, un cedimento nei tessuti, quindi è una routine che comunque dovreste fare un po' tutte. Questi prodotti vanno bene un po' tutte, non solo per le donne in gravidanza. Ovviamente io sto usando questi prodotti, sto vedendo i benefici sul mio corpo adesso che sono incinta, e ho controllato questi prodotti, quindi sono sicuri per le donne incinte, si possono utilizzare, quindi ecco, questa è la cosa. E vi darò anche qualche consiglio per gambe gonfie, che è anche un altro fenomeno che si verifica in gravidanza: gambe gonfie, la ritenzione sulle gambe e anche per la cellulite, che comunque in gravidanza aumenta, ragazzi, purtroppo aumenta la cellulite, quindi comunque sono dei consigli che vanno bene un po' per tutte. Adesso mi alzo e faccio vedere il mio pancione e faccio il massaggio. Vi volevo soltanto dire che ci rilassiamo anche un pochino, metto un po' di musica, ho pensato a questo video un po' rilassante, insomma, per trovare sempre qualcosa di bello in ogni cosa. Io non, diciamo, non mi scoccio di farmi il massaggio, vi devo dire che comunque da quando ho scoperto di essere incinta mi piace proprio prendermi cura di me, fare il massaggio ancora di più di prima, forse utilizzo più prodotti ora che prima, perché è veramente un momento di coccola che fate per voi stessi e poi anche per il bimbo, che comunque massaggiando percepisce comunque questo relax, questo benessere. Quindi sicuramente un consiglio che vi dico: fatelo, state a sentire a me, insomma, fidatevi di me e condividiamo assieme questo momento. Magari la sera vi vedete questo video e poi fate il massaggio e quindi lo vivete in modo più sereno e piacevole. E vi volevo semplicemente dire che questo massaggio adesso ve lo faccio vedere sulla pancia, però io lo faccio un po' dappertutto, non lo faccio solo sulla pancia, cioè io mi spoglio nuda, quindi non avrei potuto fare questo video, immaginate, e faccio questo massaggio anche su glutei, gambe, interno coscia, è importantissimo perché là si rilassa tantissimo, quindi anche se avete il problema dell'interno coscia flaccido vi aiutano questi prodotti. Poi sulla pancia, sul punto vita, anche qua, insomma, le maglie dell'amore, e soprattutto anche sul seno e sulle braccia, perché anche sul seno e sulle braccia veramente sono frequentissime le smagliature. Quindi ragazze, bando alle ciance, iniziamo subito. Ovviamente tutti i prodotti che vi faccio vedere li trovate sul mio shop online, dove trovate solo i miei prodotti preferiti approvati da me, quindi sicuri al 100%. Adesso sono disponibili questi prodotti e vi metto anche il link nel box informazione, quindi magari così li potete trovare più facilmente. E vi volevo anche dire che abbiamo rifornito anche gli anelli argento, anche vari altri gioielli, quindi che magari se li stavate aspettando li potete acquistare. Allora, innanzitutto ragazzi, vi consiglio di utilizzare anche un bagno doccia che sia delicato, non utilizzate cose eccessivamente profumate o comunque che abbiano profumi dati da ingredienti naturali. Io vi consiglio assolutamente questo qua, perché in gravidanza si soffre anche un po' del problema della, cioè si sente sempre caldo, non so voi, però si sente sempre accaldata, sempre un po' così. Quindi questo qua è il bagno doccia rinfrescante che io mi sono presa perché l'avevo finito. Questo qua lo uso tantissimo, lo porto in palestra. Bagno doccia rinfrescante che ha estratti di menta, quindi è molto rinfrescante e molto piacevole, vi dà proprio sollievo anche magari adesso che andiamo incontro all'estate. Quindi questo piace tanto, è anche lenitivo perché contiene anche la calendula e la lavanda, quindi rinfrescante, lenitivo, ottimo anche tipo dopo il mare, insomma, comunque è molto buono. Quindi vi lavo
lavate con un bagno doccia delicato e iniziate il vostro massaggio dopo la doccia, però potete farlo anche prima di andare a dormire, vi consiglio la sera, così tutta la notte agisce, però magari se voi vi trovate la mattina potete farlo la mattina. Iniziamo, like, mi raccomando, pollice in su per questo video, se vi piacciono questi video in cui vi aggiorno sulla gravidanza eccetera, fatemi sapere, vorrei farvi anche un video sui capelli, avete visto che non sto facendo la tinta ma sto utilizzando tutti i prodotti naturali, quindi vi posso fare, non so, chiedetemi nei commenti e lasciate tanti like. Allora ragazzi, mi copro il seno perché sennò YouTube mi blocca il video. Questo è il panzone. Iniziamo. Allora, innanzitutto io amo spruzzare qualcosa di tonico, ad esempio questo è un tonico viso ma va bene anche sul corpo, questo per far penetrare meglio l'olio, quindi vi do questo consiglio. Questo è il tonico di Eteria, vi metto anche di questo il link nel box informazione, ottimo per il viso, io lo amo poiché mi sono innamorata della fragranza, la profumazione, perché sa di rosa, ho letto che contiene anche camomilla, lavanda, rosa, quindi comunque fa benissimo anche per tonificare la pelle, quindi ottimo. E faccio una spruzzatina generale un po' dappertutto, vi ripeto, se lo fate su tutto il corpo come faccio io, queste cose mettetele su tutto il corpo, ed è una cosa che vi consiglio di fare comunque perché le sfumature vengono ovunque e tutto il corpo ha bisogno di questi benefici, perché dobbiamo fare razzismo, la pancia sì e le altre cose no. Quindi allora inizio con l'olio. Quello che mi sta piacendo tantissimo in questo periodo è questo qua, fate un massaggio un po', questo è l'olio 90-60-90 nuovo di Alchemilla, che ragazzi è favoloso, è proprio pensato per le smagliature, come potete leggere un mix di oli ed estratti veramente wow top. Nel frattempo faccio anche il massaggio, che già lo so, mi metto a parlare per ore perché voi sapete che io amo questi prodotti e ci parlerei veramente per ore, però a una certa. Allora inizio a massaggiare. Allora, quest'olio ha una profumazione anche molto buona, questi prodotti sono anche pensati dal punto di vista delle profumazioni, ragazze, perché quando sarete incinte o se lo siete già, me lo potete dire, non sopporterete le puzze, quindi bisogna avere un po' una fragranza. Questo è buono, sa tipo di muschio bianco, un odore floreale molto buono. Allora faccio questo massaggio con movimenti, guardate, vedete, circolari in questo modo, e soprattutto vado in vari versi in modo da prendere proprio tutte le parti della pelle, spingendo verso il basso qui, di modo che qui andate anche a stimolare proprio il ricambio cellulare e la fuoriuscita di liquidi. Infatti dopo questo massaggio dovrete fare sicuramente pipì, quindi è un massaggio super drenante, come se non ne facessimo già abbastanza, quando sarete incinte me lo direte, farete sempre pipì. E poi anche, mi raccomando, sui lati, quindi è anche importantissimo fare il massaggio anche qui, perché anche qui vedete qua si possono fare le smagliature, quindi non trascurate questa parte qua del corpo, fatelo dappertutto, mi raccomando, anche interno coscia, dappertutto. Ok ragazzi, a questo punto vi voglio far vedere un altro trucchetto. Io per arricchire l'olio metto questa qua, questa è la vitamina E naturale che ho inserito proprio apposta per voi su caritashop.com, costa pochissimo ed è una cosa che se voi comprate in farmacia, non so se avete mai sentito parlare dell'olio Vea che si mette anche sui capezzoli, questa è vitamina E pura, costa pochissimo, vi ripeto, questa qua se la prendete su caritashop ed è pura e naturale al 100% e veramente è una salvezza, perché la vitamina E quanto di più possa esistere per contro le smagliature. Allora questa qua vedete com'è densa, è pura, quella che comprate poi in farmacia o da altre parti non è neanche pura ma è miscelata, quindi la pagate un sacco, e non vedete com'è densa, così deve essere la vitamina E. Questa la dovete usare sui capezzoli, sul seno, ma anche dappertutto, proprio per mantenere la pelle elastica. Oh mio Dio, vabbè, io uso tutto in abbondanza ragazze, perché sono proprio cose buone, sane e veramente vi fanno bene. A questo punto vi faccio vedere anche un altro olio, perché io li alterno. Allora, vi ho fatto vedere questo qua di prima, ma mi piacciono anche tantissimo questi due che ho verificato, utilizzato, e sono ottimi. Questo è l'olio corpo alla vaniglia, che contiene dentro un mix di ingredienti tra cui mandorle, rosa, è veramente fantastico e ha un profumo di vaniglia ottimo. E questo qua invece è l'olio di argan puro.
che anche piace tantissimo, l'olio di argan, è veramente miracoloso. Questo è puro, è spremuto a freddo e biologico. Io lo utilizzo, infatti guardate, lo utilizzo anche sui capelli, faccio degli impacchi sui capelli, lo utilizzo sulle unghie, sul viso, un po' dappertutto. E questo qua invece di alla vaniglia è buonissimo ed è arricchito da olio di argan, di mandorle, è veramente buono, guardate. E questa profumazione, adesso mi metto un po' di questo così vi faccio vedere. Questi poi sono carini perché hanno lo spray, quindi sono molto molto pratici e belli anche come idea regalo, mi piacciono un sacco. Questo qua, ragazze, ve lo consiglio proprio per il profumo, credetemi, ha una profumazione di vaniglia bellissima che veramente veramente vi piacerà un sacco, perché è una vaniglia non troppo dolce ma veramente naturale, perché appunto sono tutti prodotti naturali. Assaggiando l'olio, si assorbe benissimo anche la vitamina E, quindi voi avreste potuto anche mettere la vitamina E nell'olio, però in questo modo vi ho fatto vedere che è veramente pratico da fare, l'applicate direttamente sulla pelle e poi ci applicate l'olio sopra e fate penetrare tutto massaggiando. Considerate che la vitamina E non ha nulla di... cioè la potete applicare pure sulla pelle, a meno questa qua che trovate sul mio shop, le altre non lo so cosa hanno dentro, ma questa qua è talmente pura ed è un ingrediente talmente naturale, dermocompatibile, che vi fa soltanto bene, mentre ad esempio ci sono altri ingredienti che sono, possono essere irritanti, puri, no? La vitamina E no, è ottima. A questo punto io aggiungo un po' di gel d'aloe vera, ragazzi, il gel d'aloe vera non lo faccio mai mancare, poi questo qua è ottimo perché è molto delicato ed è arricchito da calendula, vari estratti naturali che appunto vanno a camomilla, vanno ancora di più a idratare e lenire la pelle. E il gel d'aloe vera, vedete, è fantastico ed è miracoloso, non so se avete mai letto degli studi, oltre al fatto che il gel d'aloe vera permette agli oli di penetrare meglio nella pelle. Oddio, questo video mi sembra un video Carlita vecchio, vecchio stile, però veramente un sacco di cose da dirvi su questo argomento e spero che vi piaccia, faccia piacere questa cosa. Il gel d'aloe vera, oltre a far penetrare meglio gli oli, quindi a non lasciare la pelle unta, vi permette anche di sfruttare le proprietà del gel d'aloe vera, che ha proprietà anche schiarenti, quindi sulle macchie, sui segni, ed è molto lenitivo, quindi anche se avete vecchie cicatrici, vecchie imperfezioni, questo qua va a schiarire. Quindi tutti questi prodotti che vi sto facendo vedere servono anche se avete cicatrici e smagliature, quindi sia a prevenire le smagliature sia ad eliminare smagliature di vecchia data che già avete. Se a questo punto passiamo alla crema, mentre il gel, vedete, si assorbe, io completo tutto con una crema. Le creme in assoluto che vi straconsiglio migliori sono queste qua. Allora, questa che è favolosa e l'ho finita, guardate, talmente che la amo, vedete, cioè è praticamente finita, questa me la porto sempre in palestra, la amo, la usavo anche prima di essere incinta perché mi piace tantissimo, è rassodante, antismagliature, quindi le previene anche, e anche adesso che sono incinta l'ho utilizzata perché comunque ha tutti ingredienti naturali, è ottima. 90-60-90, si può applicare come c'è scritto su cosce, glutei, addome e seno, vedete, quindi è ottima questa, top. Ovviamente vi metto tutti link nel box informazione sotto. Questa qua anche ottima, anche questa qua, questa sono al tipo al quarto, alla quarta confezione, è ottimissima. Allora, questa è una crema di Dr. Organic, favolosa, questa è una crema alla vitamina E contro cicatrici e smagliature, quindi questa qua elimina anche le smagliature che avete di vecchia data, cicatrici eccetera, veramente questo è un siero veramente veramente miracoloso. Anche questa qua, vedete, sta arrivando al termine, adesso me la metto un po' per farvi vedere la consistenza, è tipo, sì, è tipo di un siero o più che altro di una crema fluida, più o meno questa è la consistenza. Ovviamente io ne applico molto di più, ma perché sta finendo, però è veramente buona e subito si assorbe. In questo modo, vedete, voi applicando la crema dopo l'olio non rimarrete unte, questo è il segreto per fare un ottimo massaggio, non solo perché la vitamina E e l'olio che avete applicato è andato tutto dentro alla pelle, ma è anche confortevole perché ovviamente non restate unte, perché la crema permette a tutto l'olio di assorbirsi, quindi non rimane la pelle unta. E un'altra crema che mi piace un sacco è questa qua, questa anche ve la
straconsiglio. Questa è la crema all'omega 3 6 9 che voi sapete che fanno benissimo anche per noi donne incinte, e contiene, guardate, tutti gli ingredienti top: la vitamina E, il gel d'aloe vera, l'olio di jojoba, rosa moscheta, mandorle dolci, quindi anche questa qua è ottima. Metto un po' di questa qua perché quella là ne ho messa poca, è veramente ottima. E anche questa qua comunque ha una buona profumazione, quindi fidatevi, le profumazioni sono top e collaudate, perché mai vi consiglierei cose che hanno profumazioni che vi possono nauseare, perché le nausea già ce ne abbiamo abbastanza. E poi, sempre a proposito di creme, mentre mi faccio il mio massaggino, vi voglio consigliare qualche altra crema sempre profumata, poiché io amo tantissimo, ancora di più adesso, le creme, smettermi la crema sul corpo, e queste creme, essendo tutte naturali e biologiche, contengono tutte al loro interno tanto burro di karité, mandorle dolci, olio di argan, estratti naturali e vegetali che vanno a elasticizzare la pelle, e quindi vedrete che non avrete neanche una smagliatura, ragazze. Queste due mi piacciono un sacco. Questa è Ambra il Gelsomino ed è buonissima, è una crema fluida ed ha una profumazione veramente bella. Questa è di Apiarium, vi metto sempre il link sotto nel box informazione, è molto buona, lascia la pelle, infatti scritto, liscia come la seta, ma la profumazione è bellissima. Ambra il Gelsomino, io adoro questa fragranza, la trovo così femminile e rilassante, mi piace un sacco. E questa qua, alla rosa, se non avete capito, amo la rosa. Questa è una crema corpo alla rosa veramente buonissima, che adoro massaggiare e spalmarla su tutto il corpo. Già utilizzare queste creme naturali veramente vi aiuta a contrastare le smagliature e avere una pelle bella, tonica e sana. Poi, prima di fare il massaggio, vi consiglio anche di fare uno scrub, però attenzione agli scrub, perché non tutti vanno bene per le donne incinte, cioè troppo aggressivi no. Io ho trovato questo qua che è veramente ottimo, e tra l'altro una novità sul mio shop, ed è il gommaggio viso e corpo alle mandorle al cacao, che è molto buono ed è soprattutto molto delicato, quindi comunque non vi causa irritazioni, nulla. E la cosa bella è che, guardate, sembra tipo un budino. Io lo faccio sotto la doccia contemporaneamente, sia sul viso che sul corpo, quindi mi piace questa cosa che è molto pratico, e che quindi posso, ne prelevo una piccola quantità, faccio viso, corpo, dappertutto, mi lascia la pelle morbidissima, e ad avendo mandorle e cacao anche questo la rende elastica. Quindi in questo modo poi i principi attivi dei prodotti di dopo, dato che avete sfoliato, vanno a penetrare meglio nella pelle, quindi è una cosa che faccio una o due volte a settimana. Allora ragazzi, a questo punto, dato che vi avevo promesso, e so che voi piacciono questi consigli anche contro la cellulite e le gambe gonfie, come promesso, innanzitutto una crema, anzi un gel che vi consiglio anche se siete incinte è questo qua. Questo è il Cryo Gel, un gel defaticante per le gambe, che è bellissimo, super fresco, estratti rinfrescanti di menta, anche arnica, quindi se avete anche le gambe indolenzite, la lavanda, vi fate un bel massaggio rinfrescante sulle gambe, ovviamente stimola la circolazione, quindi contrasta anche la ritenzione, ed è veramente veramente buono, un prodotto innovativo, nuovo, che assolutamente è un must per l'estate. Ci vogliono questi prodotti, perché comunque in estate si gonfiano le gambe ed è bruttissimo. Se avete un problema ancora più enfatizzato di vene varicose, di capillari evidenti, vi consiglio di prendere questo qua. Questo è la crema contro le vene varicose, che appunto previene, contrasta, combatte ed elimina le vene varicose, al blueberry, quindi questo qua è al mirtillo, ed è ottimo da utilizzare appunto sempre sulle gambe, dalle caviglie, fare questo massaggio. Anche qua vedete, c'è il mandorle dolci, c'è il cacao, c'è il burro di karité, quindi comunque sono ingredienti che vanno a elasticizzare tutta la pelle. Per quanto riguarda prettamente, già questi prodotti vanno bene per la ritenzione e gambe gonfie. Per la cellulite, proprio nello specifico, io utilizzo questi due prodotti. Allora, questa crema, che è una crema che utilizzo prettamente sui glutei, ovviamente potete utilizzare dovunque avete comunque la cellulite, ed è una crema forte, veramente forte, contro gli anestetismi della cellulite, ed è ottima appunto, che perché va a c'è anche l'integratore, trovate della stessa linea anche gli integratori, perché questa linea si chiama In e Out, quindi gli integratori si prendono appunto a base di estratti naturali ed eliminano la cellulite, e questa è la crema che si applica ed è ottima. E poi c'è anche l'olio,
quello. Allora, la crema, poiché contiene caffeina, se siete incinte non dovete abusarne, o comunque sapete che il caffè, io ad esempio ne bevo 2 tazze al giorno, quindi magari se voi già bevete tanto caffè, se invece non bevete caffè, ok, va bene, non vi provoca nulla. Io utilizzandola non ho avuto nulla, né tachicardia, non ho avuto assolutamente nulla, quindi la piccola quantità che si usa non causa problemi. E ovviamente però tenete conto di questa cosa, che contiene caffeina, quindi non vi abboffate di caffè, ma in generale non vi abboffate di caffè, perché comunque troppo caffè fa male, soprattutto se siete incinte, ma tutte secondo me, perché poi le cose che fanno male in gravidanza fanno male, ma in generale fanno male, ecco, ad esempio, non solo, ad esempio, per esempio, no? Come il sushi comunque mangiato tutti i giorni, perché il pesce crudo fa male a tutti, a maggior ragione in gravidanza, che siamo più delicati, abbiamo un bimbo, però cioè, non è che poi gli altri ogni giorno mangiando sushi fanno una vita proprio bellissima, quindi quelle bisogna comunque limitarsi e avere comunque una routine sana sempre, tutta la vita. Questo qua però, vi dicevo, invece non ha caffeina, questo è un olio sempre Phytocell, proprio per massaggi e anticellulite, che ha tantissimi estratti contro la cellulite, e che potete utilizzare tranquillamente. Io questo lo utilizzo tantissimo sulle gambe, sui glutei, appunto perché vi ho detto, anche in gravidanza la cellulite veramente c'è sempre, anzi aumenta. E poi ragazzi, infine, se vi piace essere un po' colorite, vi consiglio questo prodotto, che è un burro corpo che a me piace un sacco, si chiama Burro Corpo Drop of Sunshine, che è appunto acceleratore di abbronzatura, cioè produce proprio abbronzatura sul corpo in modo naturale, è completamente naturale. Profuma di mango, che mi piace tantissimo, mango e pesca, è molto buono, e la cosa bella è che contiene anche estratti appunto molto tonificanti e elasticizzanti, e nello stesso tempo quando l'applicate sul corpo, se non vi consiglio assolutamente le braccia, le gambe, appunto produce un colorito molto sano, però non macchia i vestiti, semplicemente in modo naturale appunto, cioè non macchia, cioè non produce colore sulla pelle, ma stimola l'abbronzatura, cioè un burro corpo autoabbronzante in effetti, però molto delicato, quindi non diventerete come se siete andate tipo alle Hawaii. Quindi questi sono i miei consigli, vi lascio tutti i link nei box informazione. Dopo aver fatto questo massaggio, la cosa ideale che vi consiglio è mettere una maglia, qualcosa di caldo, così agiscono tutti i prodotti, e andare a dormire. Però vi ripeto che comunque, se voi amate farlo al mattino, perché magari avete più tempo al mattino, perché magari la sera siete stanche, potete anche farlo al mattino, non c'è assolutamente problema. Se lo fate sia al mattino che alla sera, ancora meglio, insomma questo è il senso, però almeno una volta al giorno fatelo, perché è veramente utile e poi è un piacere. Io mi metto con la musica rilassante, vi giuro, mi godo questo momento, mi piace un sacco, perché so che sto facendo qualcosa per me, un piccolo gesto che però mi fa tanto tanto bene e vi fa entrare anche in sintonia comunque con il vostro bimbo, quindi è una cosa super piacevole. Spero che questo video vi abbia rilassato e vi abbia trasmesso un po' del mio amore per i cosmetici, per la cura del corpo e del benessere a 360 gradi. Vi mando un bacio grande, aspetto i vostri commenti, mi raccomando tanti like, vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!